libro veramente pregevole, merita di essere conservato con amore. Perché? Perché abbiamo tutta la nostra storia che poi potremo piano piano aggiornare e le generazioni si perpetuano. Nel mio caso finisce là, nel mio caso finisce là, però negli anni giovanili qualche figlio sparso per il mondo ce l'avrò, però qui non risulta. Una parola e poi passiamo, dice nella presentazione del recinto, la storia familiare è la nostra storia attraverso le generazioni e i secoli. Che cos'è la genealogia? È la raccolta dei nomi, delle date di nascita, di morte dei propri antenati. E concludo con una bellissima citazione del grande poeta tedesco Goethe. Diceva Goethe che è felice colui che ricorda con piacere i suoi antenati, che conversa con estranei su di essi, sulle loro azioni, della loro grandezza, e che sente una segreta soddisfazione nel vedersi come l'ultimo anello di una bella catena. Quindi questo libro ci fa ritornare in un passato lontano, e noi siamo in un certo senso la sintesi dell'universo, perché portiamo dentro di noi tutto un passato che va all'infinito. Ora, innanzitutto ringraziamo la presenza del nostro carissimo sindaco, dell'assessore Lucio, a cui facciamo veramente un bel applauso. Poi il nostro sindaco dirà due parole e ora lasciamo la parola al nostro storico, che ringraziamo veramente di vero cuore. Comunque questo libro, diciamo, questa raccolta di tutte queste date, sono più di 20 anni che lo sto compilando, perché cioè, le date non è che si raccolgono, si trovano sui libri in una maniera molto semplice. La prima volta che mi venne in mente di fare una cosa del genere fu quando andammo alla casa di Giacomo Leopardi e ho visto l'albero genealogico. Vedendo l'albero genealogico mi ero dato voglia, sicuro lo faccio pure per me. Poi dopo averlo fatto per me l'ho fatto per altri, e dopo averne fatte parecchi dico, ma perché non raccolgo tutto insieme e facciamo una cosa gradevole, piacevole a tutti quanti? E così poi mi mese di fare quest'albero genealogico di tutta Fondalino. Tutte le date, i documenti, li ho presi in diversi libri. Ho preso gli archivi della parrocchia che ci stanno qui alla nostra chiesa, che partono dal 1700. Da parte del 1700 e sono tutti documenti scritti in latino, scritti da preti anziani, che è difficilissimo leggere, perché proprio sembra quasi nostro godo a leggere queste cose. Dopo aver preso questi libri, queste cose della chiesa, un altro documento che mi è arrivato molto è stato il catasto del 1754, dove ci stanno tutte le 7 famiglie di Ponte Avignone con tutti i loro figli. Dopo di questo ho trovato molto utile su internet, perché parlando una volta ho scoperto su internet che un signore americano cercava la data di morte di una sua antenata che si chiamava Carmela Luca Antonio, che era nata a Fontavignone nel 1832 e si era sposata a Villa Sant'Angelo con un De Matteis. E mettendomi in contatto con questo signore ho visto che ci stanno tantissimi libri, tantissime, come si dice, spiegazioni sugli alberi genealogici in America, principalmente in America, e così ho ritrovato tante persone di Fontavignone che erano legate a questa Carmela Luca Antonio, poi è relativamente giovane, del 1832. E perché in America ci sono stati i mormoni che negli anni 40 hanno fotocopiato tutti i registri dell'anagrafe in Italia, compresi quelli di Rocca di Mezzo e come li avevano.
quindi vanno dal 1830 al 1940, 41, 42. E lì ho trovato un sacco di notizie riguardanti tutti gli abitanti di Fontarino. A un certo punto però volevo fermare gli anni 50, però le figlie mi si misero appresso, no, dobbiamo andare avanti, dobbiamo, ci devi mettere pure a noi. E così siamo arrivati agli anni, sono arrivati fino agli ultimi arrivati, agli ultimi nati, due anni fa, perché dopo abbiamo messo in stampa. Per la stampa mi sono rivolto a un dirigente dell'Abbot, che gentilmente ci ha dato i soldi per stampare tutte le copie che sono state fatte. In questo libro poi, oltre a tutto l'albero genealogico, ho riportato moltissimi, alcuni documenti che mi sono serviti per la realizzazione di questa cosa qua, con le relative traduzioni, quindi che partono dal 1700 fino al 1750 e oltre. E queste qua, di più di questo non so che dire. Sono stati qui provato a leggere i documenti originali. No, è difficilissimo leggere. Però ci stanno altri due registri, che è lo stato della popolazione, che sono uno del 1822 e un altro del 1922, che riportano tutti gli abitanti, famiglia per famiglia, numero familiare, censimento che faceva il prete casa per casa. E lì è un po' più dettagliato, lì si legge meglio, ma i documenti del battesimo, perché quelli che riportavano il prete non era il documento di nascita, l'atto di nascita, ma l'atto di battesimo, perché nella chiesa arriva, cioè in seguito al concilio di Trento del 1563 i preti hanno dovuto registro del battesimo, della cresima, dello sposare, del matrimonio e poi della morte. Però tutti rigorosamente scritti in latino, però scritti da preti che non è che erano preti giovani, preti anziani, grafia come il loco. Poi mandano alcuni documenti, perché per esempio dal 1830 al 1860 non si trovano, sicuramente l'avranno usato per accendere il fuoco, perché non vogliamo si succedeva sempre, ogni volta trovo qualcosa di nuovo. Quando trovi una persona che su internet, l'albero genealogico che ha fatto l'americano, ogni tanto, ci stanno tantissimi, saranno 100 persone più, tutti i parenti che ci metteva. Lui faceva l'albero genealogico suo, però faceva anche i parenti di questa signora che si era sposata qui da Sant'Anna. Faccio un esempio. Questo signore ha mandato a mia figlia tutti i parenti che lei ha dal 1700 al 1940 e sono circa 8.000 parenti. A Rocca di Mezzo ci stanno tutti i cognomi del Canetto, Cucciante, Colanari, Scoccia, Benedetta Centinaia, però ci sono stato tanti, siccome ci sono state delle signore che si sono sposate da qua, la bisnonna era Cola Rossi, la nonna di papà si faceva cognome Cola Rossi. Quindi, e ogni volta che tu vedi là, per esempio, se la vedi Giancarlo, il medico, non la vedi che Vincenzo Orfeo è il cugino di quarto, quinto grado di mia figlia, per esempio. Queste cose uno non le sapeva, cioè come faceva a sapere? Era impossibile. Quindi ogni volta che trovavi, che trovi, perché questi sono gli americani, spunti a pagamento, non è che... Cioè, visti i mormoni hanno fatto tutte queste cose, però adesso... Tutti ricchi. Perché sanno a quindi se tu vuoi visitare questi siti devi pagare, quindi fa l'abbonamento mensile, semestrale, la duale, però è una cosa bellissima.